Benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono le 2:30 tipo. Io ho steso e adesso vado a sistemare la camera e qui dove dormiamo io e Maurizio. Ieri vi ho fatto vedere nel vlog che è uscito ieri che facevo il letto e adesso vabbè, vado a rifarlo Ragazzi, normale, mi se già Dalla voglio smette di divertire. saltarci sopra e basta. Buongiorno e benvenuti in questa nuova giornata. Pia piange. Allora, Giorgia sta preparando la loro merenda. Adesso si è appassionata a fare queste ricette con la pasta sfoglia, non la fermiamo più. E ha deciso di fare dei cornetti. Dentro sono vuoti e poi vedrete più tardi che cosa andrà a metterci dentro. Sta anche mettendo delle gocciine di cioccolato sopra. Tranne su quelli di Sabrina. Tranne Su su due quelli non li di tolgo. Sabrina Su due perché. non li metto, se così perché Perché a Sabrina non piace il cioccolato. Bene. Io invece ho mangiato finalmente dopo 2 settimane il pane tostato con l'avocado. L'hanno voluto anche Sabrina e non Giada. riesco neanche a dire la cosa Sì, del infatti, sono così emozionata. E adesso vado a fare un po' di Hola. lavori. È passato un po' di tempo, non sono riuscita a filmare altro. Comunque, alla fine la panna montata era finita e quindi Giorgia la voleva mettere dentro le briochine, invece alla fine le hanno mangiate vuote. Io, cioè, me l'ha fatta Giorgia veramente. Poi io l'ho solo decorata e tagliata. La torta in tazza, la mia, quella proteica. Con la cremina con yogurt e cannella, yogurt greco, cannella, vabbè, e anche un po' di zucchero. E poi sia dentro che sopra ho messo dei mirtilli. Che niente. Quindi adesso faccio merenda, poi vado su che devo fare dei lavori. Eccoci in una nuova giornata. Niente, sto filmando pochissimo in questi giorni. Sono venuta su che ho steso. Adesso faccio un attimo i letti, poi vado giù che preparo il risotto. Oggi facciamo un risotto con lenticchie. Devo trovare ancora che verdura metterci, non lo so. E Ciao ragazzi! poi il pomodoro, la passata, la polpa, la trito fine, così. Niente, adesso vado a fare un attimino i letti, così poi andiamo a preparare Allora, il ho pranzo. deciso di fare un risotto, come vi avevo detto, quindi farò un soffritto di cipolla e sedano e poi dentro mettiamo delle lenticchie, qualche oliva, non tantissime, dei funghi champignon, dei fagioli rossi e poi questi pomodori del campo che avevo preso al Bennet al 50% e vabbè, ovviamente il riso. Quindi iniziamo subito con la preparazione. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. Soman 짓는데
I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. I'm going, going, going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 cuoce. Preparo il pane per noi e sono dei panini che ho visto sul canale di In Cucina con Sonia con i würstel. Lei li fa con il bimbi, noi li facciamo con la planetaria, cioè io li faccio con la planetaria. Allora servono 8 würstel, 250 ml di latte, poi da far intiepidire, 80 g di burro, 500 g di farina 0 e 00, cioè 250 0 e 250 00, poi 5 g di sale, 10 g di lievito di birra fresco. Quindi partiamo subito. Com'è l'impasto? Adesso formo solo una pallettina, che bello. In modo che sia, la metto qui, la copro con la pellicola e la lascio lievitare in luogo, diciamo, coperto, in modo che non ci siano correnti d'aria per 3 ore almeno. Quindi ci vediamo dopo. Come vedete è lievitato, è raddoppiato. Adesso prendiamo o la placca del forno, ma in questo momento la mia è occupata perché Giorgia ha fatto un altro esperimento con la pasta sfoglia, o quindi prenderò delle tegliette, così ci metto sopra la carta da forno e formo dei panini. Lei diceva che la ricetta originale ne proponeva 12, diciamo. Lei ne ha fatti 10, io adesso vedo un attimino quanti ne vengono, insomma. Comunque penso di spero di riuscire a farne almeno una decina. Perciò adesso mi metto al lavoro e quando poi sono tutti formati ve li faccio vedere. Fatti tutti, a me ne sono venuti 13. 13 e non 10. Adesso li lascio lievitare ancora mezz'ora e poi li inforniamo. Adesso, intanto che aspettiamo che quella mezz'oretta i panini lievitano e la lavastoviglie finisce, per il pane senza glutine per Gabriele, usiamo questa farina qui che avevo preso al Penny Market.
il molino chiavazza, miscela senza glutine per pane. E facciamo il pane in cassetta e ci metto dentro i pezzettini di wurstel come ho fatto per noi. Quindi adesso leggiamo gli ingredienti insieme. Ci vanno 500 g di miscela, 450 ml di acqua tiepida, 3 cucchiai di olio di oliva, una bustina di lievito di birra oppure 12 g di lievito fresco e un cucchiaino di sale. Quindi prendo gli ingredienti e ci rivediamo qui. Allora, lei adesso, però devi portarla di là, se la vede siamo rovinati. Allora, per prima cosa c'è di mescolare in un contenitore la miscela pane con il lievito, nel caso fosse secco. Siccome noi ce l'abbiamo così, poi dice di aggiungere l'acqua tiepida. Quindi noi facciamo questo primo passaggio, io, no, dico noi, ma vabbè. Io faccio questo primo passaggio assieme. Non so se voi avete già provato questa miscela per pane qui senza glutine. Te lo prendo io. Quindi non so se l'avete già provata, se l'avete già provata fatemelo sapere. Comunque, adesso mettiamo giù tutta la miscela. Io la prima volta che lo provo, non l'avevo mai provato. Poi tengo qui la confezione perché sennò. Acqua e lievito e mescoliamo piano piano a uno con le fruste. Al momento no. No, è meglio se non lo metti qua, ma. Vabbè. Oh, è rimasto un po' di lievito laggiù. Dove l'ho messo il coltello? Allora, praticamente ho messo in pausa e poi non ho fatto ripartire la registrazione. Ho messo 3 cucchiai d'olio e un cucchiaino di sale. Ho mescolato ancora bene. Adesso, siccome io ci metto i wurstel, perché Gabriele ha chiesto il pane con i wurstel, vado a fare tanti piccoli pezzettini e poi vado a mescolare di nuovo. Intanto Sabrina spennella lo stampo per il plum cake praticamente con l'olio. Giù l'impasto che ci è attaccato alle fruste. non ce n'è tanto per fortuna, anche perché Se ce n'è tanto, ci mette 2 ore. Mamma, però hai visto che quest'impasto di papà e Gabriele è molto molto più liquido. È perché è diverso. Adesso lo prendiamo e lo rovesciamo qui dentro. Attenta, sennò poi ti sporchi. Loro stava già lievitando. Guarda quanto è Lievitava bello. già lì. Guarda quanto è bello. Non è possibile. Speriamo. È bello da vedere. Neanche buono da mangiare. Diciamo che noi l'abbiamo fatto con i wurstel, ma è un impasto Per pane che se normale. viene, no, che se viene bene è versatile, ognuno ci può mettere dentro tutto quello che vuole. Ragazzi, una cosa, poi la mamma ha fatto questo perché anche noi ci avremo i panini con i wurstel. Ma non litigate, per L'ho detto favore! solo! Ok, Loro lo invece tiro hanno il anche. plum cake. Loro Non è c'hanno il plum plum. cake, pane in cassetta. È pane in cassetta con i wurstel.
Quindi, cioè, diciamo che è versatile, ci si possono mettere anche le olive o, che so, i carciofi, i pomodorini secchi. E quindi ci potremmo mettere dei, se viene bene, dei cetriolini. Ma la, non costa le neanche zucchine. Sì, non costa neanche tanto, quindi come è preparato per pane, perciò si potrebbe anche. Sembra già buono, anche se non l'abbiamo assaggiato, però. E non lo assaggeremo mai. Dall'aspetto sembra buono. E non lo assaggeremo mai. Adesso sulla confezione c'è scritto di coprire con un panno e lasciare lievitare per circa un'ora in luogo tiepido. E di aspettare praticamente che il volume raddoppia, quindi diciamo che deve arrivare fino al bordo della teglia. Io lo metto sopra al forno dove tengo i bicchieri, tanto se avete visto gli altri video, ecco quello sceso, lo sapete. Buono. E lo lascio lievitare, che è caldo perché prima c'era il forno acceso, lo lascio lievitare per un'ora. Adesso ci vediamo invece per cena. Mi è venuta la fantasia, per complicarmi un po' la vita, di fare le piadine fatte in casa. Bibi mi aveva dato una ricetta per farle integrali, però siccome sinceramente, detto tra me e voi, non ho voglia di sbattermi tanto stasera, le faccio tutte senza glutine. Quindi ho trovato la ricetta sul canale YouTube di Zero Glutine 100% Bontà, e quindi seguirò quella ricetta lì. Allora, bisogna prendere, servono, vabbè, lei nella ricetta mette 2 etti di farina, 200 grammi. Io invece devo farla comunque per tutti, perciò userò 1 kg di farina. Quindi vi dico gli ingredienti che uso io. Qui dentro ci mette 2 spolverate. Ma aspetta, devo ancora aprire questa. Quindi adesso mettiamo la farina tutta qui dentro. Vediamo se ci sta. Sì. Per fortuna sì. Sì. Non supera. Ok. Bene. Poi andiamo a mettere il sale. Spargila per bene, perché un mucchio c'è da una parte invece da tutto l'altro. Lei ne ha messo uno, ma no, per... lei ha messo spolverizzato. E lei invece fa così. Metto un cucchiaino e mezzo, diciamo. Con un altro 2. Le preferisco un po' meno salate. Allora, poi io ho pochi... Allora, io ho pochissimo lievito, come vedete, qua dentro, quindi lo vado a mettere tutto. Anche lì Bibi mi aveva detto che potevo anche non metterlo, eccetera, eccetera, però... Lei ha messo quello che c'era. In questo caso seguo la ricetta, visto che le sto facendo senza glutine. E la bustina la tengo perché sopra... Ecco, si vede. C'è un plum cake, asparagi e speck che vorrei provare. Quindi me la tengo qui da parte. Poi adesso dobbiamo mettere 5 cucchiai d'olio. Sempre vi do le dosi per... Cioè, vi dico quello che metto io, visto che ho aumentato le dosi, perché comunque con 4 piadine non ci facevamo niente. 1 e 2. 2, 3, 4 e 5. Tieni, lo puoi chiudere, per favore. Bisognerà comprare l'olio. Ok. Allora, io comincio con 500, ma non tu, lei. Io comincio con 500 ml d'acqua, ma in tutto ce ne vanno 750. Fermo.
l'impasto dalle mani, prendiamo il ripiano lì, e così lo impasto bene 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 bene, e poi iniziamo a preparare le nostre piadine senza glutine. Ho messo un po' di farina di grano saraceno, adesso facciamo scivolare l'impasto. Che bello! Recuperiamo quel poco che è rimasto attaccato a... alla ciotola. Grazie Giada. Quindi lei dice di impastarlo per bene. Hummus di barbabietola. Ma tanto che puoi fare mille errori. Fino a che non diventa liscio e morbido. Sì. Hai mai assaggiato il hummus di barbabietola? Oltre a essere un piatto. Allora, il nostro impasto è bello pronto. Sembra adesso una pancia. Lo mettiamo un attimino da parte e lo copriamo con uno straccio. Una tovaglietta. Questi qua. Giusto perché così almeno non si asciuga troppo. Intanto praticamente accendo il forno per far cuocere i panini, quelli con i würstel. Così almeno questo qua intanto riposa un momento. Intanto che io faccio questo, Giorgia sta preparando l'hummus di barbabietola che vi farò vedere un quando po' così, mano a mano. Intanto io vado, ma tanto non è che vi faccio vedere tutto. Quindi finito la clip, diciamo, delle... come si chiamano queste cose? Piadine. Bisogna metterci il coperchio e poi metterle in frigo. Anche la pellicola va bene, basta che le chiudi. Grazie. Allora, in pratica dicevo... cosa dicevo, Giada, che mamma non si ricorda? Delle piadine. Ah, praticamente adesso vi faccio vedere una o due piadine. Adesso vi metto in un'altra posizione, ok? Cosa stai facendo? Allora, diciamo che ho il cavalletto che mi ingombra un po'. Mettiamo un po' di farina. Prendo un piatto per metterci sopra l'impasto. Farina di grano saraceno. E così lo levo da qua e riesco a... Mamma, le mani perché ha toccato la barbabietola. Ok, lo copriamo. Ok. Ecco. Quindi cerchiamo di fare più o meno, vabbè, quello che vogliamo. Mettiamo un po' di farina anche qui nel mattarello e la andiamo a stendere. Si appiccica un po' troppo. Adesso la giro così vedi che non si appiccica più. Mi sembra un po' piccola, ma questo pezzo di pasta. Prendine un po' di più? Sì, ma poi ne vengono poche se ne prendi troppo. Ma no, è che deve venire rotonda, quindi mi sembra minuscola. Giada, tu controlla perché guarda, già le ho dato un colpo mentre lo facevo cadere. E lo tengo. Ci siamo messe pure... una cosa per il grembiulino. Non dire le parolacce, mano. Non dire le parolacce, Gabriele. Mamma, devo prendere i pomodori. No, dopo, dopo. Mamma, ci sono quelli là di là che si alzano le mani. Allora, io userò questo coperchio, così non vengono né grosse né piccole, al massimo ne abbiamo due o tre. E non vengono triangolari. Più che altro perché è l'unico coperchio che ho, che diciamo è tagliente. Ecco qua. Che bello! Adesso ci spostiamo poi sulla padella per cuocerla. E poi noi andremo avanti e io invece vi farò vedere come Giorgia ha fatto l'hummus e quindi poi ci vediamo quando le piadine saranno tutte pronte. Ah, prima
Adesso mettiamo, allora, la padella è caldissima, vado a mettere la piadina, che deve stare 2 minuti da una parte e 2 minuti dall'altra. Intanto io vado a mettere i panini in forno a 200 gradi, come vi ho detto prima, per 25 minuti. Qua c'è un sacco di la padella non va, io non lo so. Adesso che padella? Ho aggiunto una padella qua e un'altra lì, perché se no veramente dovendo andare a preparare tante mangiamo dopo domani. E niente. E intanto che si fanno, io vado avanti a stenderle. Questa è la situazione attuale. Io non so se le sto in teoria stendendo giuste o no. Comunque mettendole una sopra l'altra vi faccio vedere questa. Guardate, rimangono morbidissime. E niente, adesso stiamo preparando il tavolo. Giada ha affettato i pomodori. E niente, io continuo a fare piadine. Qui ci sono quest'altre che stanno cuocendo. E adesso vi faccio vedere anche i panini. Allora, ecco, questi qua sono i panini usciti dal forno. Quelli lì, mi raccomando, Giorgia, ricordati che bruciano. Anzi, mettili sopra. E niente, qua vi faccio vedere, sono così, belli morbidi. Li mangeremo domani, perché stasera appunto ci sono le piadine. Adesso vi faccio vedere il pane di Gabriele. Qua, guardate com'è lievitato bene. Ma in realtà proprio non è scritto... Adesso praticamente devo levare la pellicola, speriamo che non si sia appiccicato, e lo vado a infornare a 200 gradi per 50-60 minuti. Bisogna guardare bene la crosticina, che non diventa troppo scura. Comunque mi sembra veramente fantastico, speriamo che sia buonissimo. Vedete, questa qui volta si è levato e anche un pochettino lì. Comunque è assolutamente raddoppiato, perciò adesso in forno e ci vediamo tra più o meno 45-50 minuti per vedere se è pronto, se ha bisogno di cuocere ancora. Una cosa sulle piadine, mi sono accorta a mie spese, le prime sono un po' durette, diciamo, speriamo che si ammorbidiscano, che il fuoco deve essere bello vivo. E la padella, vabbè, la padella ben calda, ok, se la accendete un po' prima, perfetto. Ma il fuoco deve essere vivo, adesso ve lo faccio vedere, per intenderci, ok? Mi spiace che le padelle sono un po' sporche, il piano cottura l'ho pulito prima, e stamattina, prima di pranzo. Comunque, quindi bello vivo, in modo che si cuociano subito. E niente, adesso vado a finirle, se no Giorgia sta pulendo il tavolo e preparando il tavolo, così iniziano a mangiare. Io non ce la faccio! Mamma!
Piano per conquistare. Piano per conquistare. Sì, è così, brava, brava. E festeggiamo tutti con quello che posso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Basta. No, non perché entrare. Così, no, così, no, così. Vai col Big Box. No, così. Meglio finale. Allora, volevo farvi vedere il pane di Gabriele. Sopra è rimasto praticamente come l'abbiamo messo. Di lato è venuto così. Qua ci sono tantissime bollicine, cioè buchi. Adesso l'ho messo qua sopra in modo che asciugasse bene anche sotto. Adesso ve lo faccio vedere da così. Ne andiamo a tagliare una fetta per vedere com'è dentro e poi lo metto via. Ma io direi che è venuto bene. Voglio dire, le bolle della lievitazione ci sono. Di sale va bene. Si sente il gusto dell'olio. I wurstel. Non si vedono? Non è venuto male. Sono soddisfatta. Adesso volevo farvi vedere anche i nostri panini, adesso che sono belli freddi. Ecco, fuori sono così e belli morbidi. Adesso ne apro uno e vediamo come sono. Ecco, invece il pane col glutine è così, direi venuto perfettamente. E ha tutte le bolle della lievitazione, anche questo mi sembrano venuti molto bene. Il profumo è buonissimo e il gusto non lo so, non dobbiamo cosa dare. Buono. Adesso questi qua invece li vado a fasciare con la pellicola, li lascio qui dentro e così domani i bambini possono mangiarli. Allora, perfetto. Sono le... non si sa. Mezzanotte e mezza, è tardissimo. Io adesso porto a dormire Pia, che è stanca. Oggi ha dormito tardi, si è svegliata tardi, per quello che è ancora lì che gira. Quindi vado a far la nanna. Io vi saluto, vi mando un bacio. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!